Buonasera, ben ritrovati, auguri ancora, auguri ancora. Allora, ci siamo persi un po' di vista. Abbiamo registrato così come avevamo programmato la scorsa settimana, soltanto il lunedì e il martedì stasera con, per poi programmare le repliche di queste due serate. Così è stato fatto nella settimana di Natale, così sarà nella settimana di Capodanno. Quindi saremo in diretta stasera 29 dicembre, domani con uno speciale ancora del 30 dicembre, quindi appunto ci saranno tutta una serie di repliche per poi rivederci giorno 2, venerdì, diciamo, ecco. Allora, andiamo a iniziare stasera. Non possiamo non fare una sfilata di tanti ospiti, tanti amici, tante autorità che ci possono raccontare così succintamente come è andato il 2014, ma le prospettive anche di questo tanto speranzoso e tanto depositario di speranze veramente di questo 2015. Andiamo a iniziare subito. Benvenuto all'avvocato Federico Bizzini. Buonasera, grazie, buonasera a voi. Di essere qui con noi, il nostro abituale ospite del punto di vista quindicinale assieme a tanti altri amici. Ecco, stasera siamo la puntata conclusiva di questo 2014. Io credo che sia giusto stupidamente, ma poi è una cosa che tutti un po' lo fanno, diciamo, no? Cercare di capire in questo 2014 chi è per esempio la persona più emblematica, più importante, che si è più evidenziata a livello internazionale, a livello nazionale, che abbia influenzato praticamente, ecco, l'opinione pubblica. Nel tuo giudizio, una graduatoria. Ma sicuramente bisogna vedere poi che ambito vogliamo dare a questa valutazione. Una persona che certamente ha un ruolo e probabilmente meriterebbe di essere proclamato uomo dell'anno a livello mondiale, a livello internazionale, è la figura di Papa Francesco. Non vi è dubbio che ha assurto a una notorietà, a una conoscenza c'è stata di quest'uomo e un apprezzamento delle qualità di quest'uomo, del modo in cui, dell'accelerazione che ha impresso alla Chiesa su alcuni temi, che ne fanno appunto un leader carismatico a livello mondiale. Da ultimo, proprio, è cosa dei nostri giorni, ha avuto un ruolo Papa Francesco determinante, e comunque la curia, nella cessazione dell'embargo che si trascinava da quasi 60 anni dell'America nei confronti di Cuba. Quindi ha sicuramente un ruolo di natura ecclesiale per quella che è la sua guida della Chiesa Cattolica, ma ha anche un ruolo e una veste che sconfinano anche in ambiti che sono prettamente politici. Quindi quest'uomo ha assurto e è diventato di tale importanza, di tale peso, che certamente meriterebbe di essere proclamato uomo dell'anno. Venendo più propriamente alle cose di casa nostra, io credo che la personalità di maggiore spicco è stata, almeno in Italia, certamente quella di Renzi, del nostro Presidente del Consiglio. Qualche critico o qualche osservatore acuto in epoca non si aspetta ha risposto alle osservazioni critiche che venivano fatte nei confronti di Matteo Renzi dicendo che non può essere uno sciocco, una persona che a 39 anni riesce a rivestire la carica di Presidente del Consiglio. E con quale... il segretario del più grande partito di sinistra europeo. E quindi a accomunare, a ricoprire... senza passare da elezioni. Contemporaneamente queste due questo è il massimo però. Senza passare da elezioni, ormai purtroppo in questa legislatura ci siamo abituati, perché è successo con Monti, è successo con Letta, adesso succede con Renzi. Ha avuto per la verità anche una consacrazione elettorale perché ha guidato il Partito Democratico nella competizione europea e appunto, come diceva Pino Cascino, ha ottenuto un risultato enorme, estremamente rilevante, perché ha ottenuto per il PD il consenso maggiore fra i partiti di centrosinistra in tutta Europa. Ora, di Renzi, chiaramente su Renzi si possono esprimere giudizi più disparati, ci mancherebbe, ma io credo che vada dato atto a Matteo Renzi
che ha impresso alla nostra politica ormai stantia, una politica che non riusciva a intervenire sui grandi temi, ha impresso un'accelerazione che è assolutamente sconosciuta per la classe politica italiana. Si era accreditato come uomo delle riforme, la riforma del Senato già in prima lettura è stata approvata, si aspetta la seconda lettura e quindi la definitiva approvazione. È una riforma importantissima perché cambia l'assetto parlamentare del nostro Paese. La riforma elettorale è quasi al traguardo perché sarà portata, è già stata calendarizzata e dovrebbe essere votata in prima lettura entro la prima decade del 2015, entro la prima decade di gennaio. E quindi io credo che questa figura, al di là dei giudizi che si possono esprimere, sicuramente ha avuto un ruolo, ha avuto una veste che peraltro alle quali non eravamo abituati nel nostro paese, si è imposto, dicevo, come uomo delle riforme, si era dato inizialmente, probabilmente frutto questo di una inesperienza da un punto di vista parlamentare, perché aveva dato una tempistica alle riforme che poi non è stata rispettata, ma non poteva essere rispettata oggettivamente, e ha portato a casa delle riforme istituzionali, ho appena detto, ma il Jobs Act, del quale abbiamo parlato lo scorso incontro, è una riforma del diritto del lavoro importante che interviene su istituti, che interviene a modificare radicalmente molti istituti. Il welfare lo stravolge, lo mette sotto una luce nuova, ha cambiato sostanzialmente tutte le norme in materia di indennità di disoccupazione e quant'altro, in materia di contratti. Riforme indubbiamente importanti perché hanno esteso alcuni benefici del welfare a una platea che prima non li conosceva neanche, non poteva aspirare ad avere questi benefici. Si dice sicuramente, mi si replicherà, e però il Jobs Act ha comportato la modifica radicale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e quindi si è scontrato con la posizione della CGIL e della UIL, che hanno programmato e già hanno fatto svolgere uno sciopero generale e si sono dichiarati disposti a proclamare altri scioperi. Su questo ormai penso il mio pensiero sia ampiamente noto. Io non condivido questa posizione così radicale della CGIL, non la condivido per una semplice ragione, perché un qualsiasi osservatore, un qualsiasi conoscitore della materia del lavoro che valuti appieno tutti gli istituti che col Jobs Act sono stati approvati, indubbiamente non può che esprimere un giudizio positivo, non può che esprimere un giudizio di favore dal punto di vista lavorativo, perché indubbiamente il mondo del lavoro si avvantaggia di queste norme. Basti dire che sono state soppresse tutte le forme di contratto fondate sul precariato, COCOCOP, COCOPRO e quant'altro, e si è instaurato come unico contratto di lavoro un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosiddetto a tutele crescenti. Lo stesso, già questa è una rivoluzione copernicana, come dice Matteo Renzi, ma questo, per quanto riguarda poi, per venire poi all'ultimo argomento di questo tema, ovviamente parleremo di altro anche, ma per quanto riguarda ad esempio la tanto vituperata soppressione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, io dico che in assoluto non è corretto parlare di soppressione, perché ad esempio per licenziamenti disciplinari e quelli discriminatori viene fatta salva in alcune ipotesi la reintegrazione del posto di lavoro, per un verso. Per altro verso non si sopprime il diritto ma si monetizza il diritto, con una diversa gradazione dei risarcimenti che variano da 4 a 24 mensilità a seconda dell'anzianità di lavoro del soggetto interessato. Quindi l'atteggiamento, questo scontro frontale fra una parte delle organizzazioni sindacali e la legge varata che è stata varata a questo proposito, francamente mi sembra
ingeneroso e in parte ingiustificato, non merita queste critiche. Io ritengo che un giudizio, come dicevo, un giudizio sereno su tutto il pacchetto delle riforme che sono state fatte in materia di lavoro, secondo me, e il mio cuore ovviamente batte per la parte lavorativa e non certo per la parte datoriale, dovrebbe comportare complessivamente un giudizio positivo. Io credo che un'altra personalità, anche se in scadenza, però credo che il tempo, la storia ci dirà quanto è valsa e quanto è stato importante. Ma proprio nel momento in cui ha preannunciato le sue dimissioni, io credo che bisognerebbe forse attenzionarlo. È quella del presidente Giorgio Napolitano. Sta lasciando il mandato, dovrebbe essere presumibilmente verso la metà di gennaio, però credo che questa è una figura molto importante in questi anni di grande crisi, che non è una crisi solo esclusivamente di natura economica, ma anche istituzionale che l'Italia sta vivendo. E se non ci fosse stato un capo di Stato fermo e determinato come Giorgio Napolitano, oggi, punto di domanda. Sì, io anch'io condivido questo giudizio, il mio è un giudizio partigiano, perché io sono totalmente a favore di Giorgio Napolitano. Secondo me ha assolto un ruolo importantissimo, come si diceva, in un momento cruciale, che è il ruolo del Presidente della Repubblica per la nazione. Ad esempio, ricordiamo le critiche di una parte del mondo politico, critiche feroci nei confronti di Scalfaro, che non si sono mai registrate nei confronti di Napolitano come Ciampi è sicuramente una figura di primissimo piano, ha assolto in modo egregio, autorevole il suo compito, anche a livello internazionale ha un prestigio notevole. Obama si onora di essere amico personale di Napolitano. Ma io credo che Pino Cascino volesse introdurre l'argomento dell'elezione del Presidente della Repubblica, perché è l'argomento del giorno ed è l'argomento che certamente occuperà le prime pagine di tutti i giornali e di tutti i media da qui alla fine del mese di gennaio del 2015. Perché tanto rilievo per l'elezione del Capo dello Stato? Bene. Quella la figura del Capo dello Stato, la Presidenza della Repubblica non costituisce il quarto ordine dello Stato, però certamente è un potere importante, è un potere determinante, se non proprio cruciale, nell'assetto istituzionale del nostro Paese, ed è un potere che interferisce per i compiti che ha il Capo dello Stato con gli altri poteri dello Stato. Basti dire forse la preminente, ma comunque una delle tante funzioni del Capo dello Stato è quella di nominare il Presidente del Consiglio. Altra funzione importantissima è quella di decretare lo scioglimento delle Camere e quindi mandare il Paese alle elezioni. Il Capo dello Stato non viene eletto direttamente dal corpo elettorale, viene eletto dalle Camere in seduta congiunta, ma dicevo il Capo dello Stato, la figura del Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, esercita delle funzioni che interferiscono pesantemente e da ciò si coglie l'importanza di questa figura con tutti gli altri, con i tre ordini dello Stato. Per quanto riguarda l'esecutivo, abbiamo detto nomina il Presidente del Consiglio, e questo solo giustifica già di per sé l'interesse che il mondo politico ha a questa scadenza della fine del settennato e quindi all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. È come se tutte le forze politiche si volessero attestare la primogenitura nella indicazione della figura del Capo dello Stato. Certamente è anche quella dell'elezione del Capo dello Stato e anche un momento importante nel quale si debbono registrare necessariamente dei consensi da parte di diverse forze politiche, perché nessuna di per sé solo ha i numeri per poter eleggere il Capo dello Stato. Quindi da questo punto di vista io credo che già l'opera svolta da Matteo Renzi come segretario del maggiore partito politico italiano, il PD, sia un lavoro importante, perché già si comincia a delineare quelle che sono le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo Capo dello Stato. Intanto deve essere una persona che unifica e non spacca il Paese e unifica e non spacca il mondo politico.
deve essere una persona che si è detto inizialmente che non doveva essere un politico, possibilmente per non urtare la suscettibilità di qualcuna delle forze politiche. Addirittura l'Espresso, nel numero che è uscito in questa settimana, che è appunto nell'edicola in questa settimana, ha la copertina, la prima pagina, la dedica a un possibile capo dello Stato che indica come Raffaele Cantone, il capo della antimafia, il presidente dell'antimafia. E peraltro giustifica poi, nell'ambito nei diversi articoli che dedica a questa ipotesi, questa indicazione, perché indubbiamente Cantone è un uomo super partes, non vi è dubbio. Cantone raccoglie nelle forze politiche un consenso unanime e corale, basti dire che per la sua elezione a presidente dell'anticorruzione in commissione affari costituzionali ha ottenuto il plenum dei voti, ha ottenuto una maggioranza totale di 24 voti su 24. Ma questo è quello che dice un giornale, un settimanale, per quanto estremamente autorevole come l'Espresso. Io non credo proprio che possa questa figura, per quanto autorevole, ambire a ricoprire una tale carica. Perché io sono sempre di più dell'avviso che un ruolo nodale, cruciale, quale quello del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato, non possa che essere assolto da un politico, e non perché la politica debba fare l'asso pigliatutto, ma perché proprio quello che dicevamo prima a proposito del ruolo che ha avuto, del prestigio che ha avuto Giorgio Napolitano. Un politico deve conoscere perfettamente il funzionamento degli organi dello Stato, deve avere l'autorità, l'autorevolezza per parlare al mondo politico. Basti dire che il Capo dello Stato ha il potere di rimandare alle Camere i disegni di legge, anche se può farlo per una sola volta, non potrebbe replicare il diniego alla promulgazione della legge. Ma quindi, secondo me, quello di Cantone indubbiamente è un soggetto degno della massima attenzione, autorevolissimo, ma io non credo che possa ambire a una carica del genere. Siamo d'accordo. In effetti l'elezione del Capo dello Stato coinciderà con la Pax nel mondo politico, almeno quello che amministra. Ci sarà una sanatoria per i famosi 101, diciamo, che non sono quelli di Walt Disney, ma sono altri. Bene, allora gli auguri, Federico, avvocato Bizzini, gli auguri a te per il 2015 ai nostri telespettatori. Grazie di cuore. No, gli auguri, questa mia collaborazione con l'emittente ha avuto inizio per l'insistenza reiterata di Pino Cascino. Io ero restio inizialmente perché avevo delle perplessità di carattere squisitamente personale, poi insomma ho detto vabbè Pino, d'accordo, passi il tuo desiderio, e poi questa collaborazione ora è andata avanti nel tempo, negli ultimi anni, e penso, ecco, molto modestamente, molto sommessamente, di dare un contributo alla mia città, alla mia cittadina, il senso non potrebbe essere altro, e occupandomi peraltro di uno spicchio dell'informazione, di temi che attengono alla mia attività professionale, o comunque a quelli che sono i miei interessi preminenti. Gli auguri da questa sede sono quelli di un buon anno a tutti, un augurio sincero, sentito, soprattutto sentito per chi ha la percezione della gravità del momento. Io, non per essere negativi, per mandare un messaggio non positivo, ma io percepisco un momento di gravissima difficoltà della nostra città. La gente, non dico che sia cresciuto, la condizione di bisogno, ma certamente la povertà, che prima non si avvertiva, adesso si nota. La gente ha sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. Ci sono decine e decine di famiglie, purtroppo, che nel corso di quest'anno che va a finire hanno perduto il posto di lavoro, e questo è un fatto drammatico, perché purtroppo se prima si poteva pensare a una nuova occupazione, a un nuovo reinserimento nel mondo del lavoro, adesso è complicatissimo,
è veramente una chimera quella di trovare una nuova occupazione, specialmente per chi non è più giovanissimo. Quindi l'anno passato certamente è stato un anno duro, certamente è stato un anno per molti veramente difficile. L'augurio è che il 2015, per quanto insperatamente possa riservarci un momento, una boccata d'ossigeno, possa riservarci una prospettiva migliore per i nostri giovani, per quelle purtroppo tante famiglie che hanno perso l'occupazione, alle quali auguro di cuore di poter superare questo momento di grandissima difficoltà per loro, per le loro famiglie. Federico, auguri anche da parte nostra, a grazie. Te, ai tuoi collaboratori, ai tuoi familiari, e ci rivediamo l'anno nuovo, va bene? D'accordo. Auguri, auguri ancora. Pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo.